Vittorio Costa, direttore artistico della Sala Chaplin e di questa bella rassegna che unisce due modi di fare arte, cioè il cabaret ed il burlesque, tant'è che la rassegna si chiama Cabaresque. È un'iniziativa nata, un esperimento nato un paio di anni fa, ho visto che andava abbastanza bene e ho deciso quest'anno di provare con questo cartellone, e devo dire che sta andando anche abbastanza bene, il riscontro c'è sicuramente. Tre appuntamenti in stagione, il primo è proprio quello di stasera. Molto con Rocco Barbaro e la performer bravissima, una delle regine del burlesque italiano, Vesper Giuli, oltretutto un personaggio, una bellissima donna che adesso si sta dando un po' di più al teatro e al cinema, infatti la vedete anche in alcune fiction, la vedete, cioè proprio un personaggione, e abbiamo il piacere e l'onore di averla qui, oltre ad avere naturalmente, questo è indiscusso, l'onore di, appunto, di avere qui Rocco Barbaro. Poi gli altri appuntamenti sono il successivo con Sasà Spasiano, un altro bel ritorno, perché Vesper Giuli 2 anni fa è stata qui e Sasà Spasiano, che era proprio con lei, ritornerà adesso non ricordo, credo a febbraio se non ricordo male. Sì, 14, 15 e poi altre due date, 16 e 17 febbraio. Sì, esatto. Sono più preparato di te. Grazie, ti assumerò. E potendolo fare. E poi naturalmente il terzo appuntamento sarà quello invece con Giuseppe Castiglia, ecco, questo appuntamento con un'altra performer di burlesque. Questo terzo appuntamento è in comune con l'altro nostro cartellone, quello da 6 spettacoli, che è il cartellone Classic. Sì, appunto, stagione ricca, quella proposta dalla Sala Chaplin, che non si ferma a questa rassegna, ma c'è un cartellone alto in altro modo interessante. Sì, in quel cartellone ci sono delle commedie in lingua e anche in dialetto, in vernacolo. Il protagonista di 3 di questi spettacoli è Turi Killer, che nonostante l'età continua, basta vederlo e ci si ammazza dalle risate, proprio è fantastico, è fantastico. E il prossimo spettacolo sarà proprio quello di metà dicembre con lui, e il titolo è Troppo bello per essere vero, la regia è di Cosimo Coltraro, quindi eccellenza naturalmente sul palcoscenico della Sala Chaplin. Poi c'è un altro appuntamento bellissimo che è quello lì con la Visual Comedy, dove ci sono Dandy Dan e Diva G, ormai conosciuti a livello internazionale, ma veramente non è una cosa tanto per dire, ma a livello internazionale, hanno girato tutta l'Europa, sono andati anche in Giappone, quindi stanno cominciando a girare anche il mondo, e saranno qui perché loro hanno deciso che ogni anno a gennaio, a fine gennaio, gli porta bene, lo spettacolo di quell'anno lo fanno debuttare qui in Sala Chaplin. Allora, per chi ha voglia, per chi ama lo spettacolo e il teatro, che bisogna fare? Venire in Sala Chaplin. Grazie, grazie a Globus, Globus TV, no? Cosa? Globus Television, meglio, siamo internazionali, Globus, quindi Globus Television. Siamo internazionali. Va bene, grazie a voi. Grazie a Vittorio, ciao. A Prada a Catania, alla Sala Chaplin, Me ne fotto, uno spettacolo di cabaret che però sposa anche il burlesque, due linguaggi che si incontrano, uno che ci fa riflettere e anche sorridere, e l'altro che un po' ci seduce. Ne parliamo con i protagonisti di questo spettacolo, abbiamo il piacere di scambiare con loro 4 chiacchiere, e quindi salutiamo, forse un attimo mi consentirai, Rocco, di salutare prima l'ospite femminile che sarà protagonista su questo palco, che è Vesper Giuli. Buonasera. Buonasera, sono molto contenta di tornare a Catania, sono già stata qui, sempre ospite della Sala Chaplin, è sempre un piacere venire nella vostra meravigliosa città. E poi salutiamo, naturalmente, non era preparata ma è quasi uno sketch, Rocco Barbaro, che invece è un attore. Sì. Cabarettista, volto noto della televisione. Rocco, perché intanto il titolo Me ne fotto? Ma Me ne fotto è una parola che mi accompagna ormai da una vita, nel senso che poi è diventato anche un tormentone in una famosa
trasmissione televisiva Pippo Kennedy, con la quale io mi sono fatto vedere al grande pubblico, e Menefotto titola anche il mio spettacolo. È un pretesto il Menefotto, perché il titolo non ha bisogno di essere quello che praticamente poi è il racconto. Il titolo è un pretesto. Il titolo è un pretesto, però è un po' un intercalare che forse oggi torna di nuovo di attualità. Cioè, siamo portati tutti a dire lo spread, no? Che si alza o si abbassa, eppure... Eppure Menefotto, tu dirai, che è la risposta da più sovente, che più sovente sentiamo. Sì, sì. E che dobbiamo fare? No. È l'unica a fottersene. Però adesso facciamo le cose per bene. Spettacolo che approda a Catania, dicevamo, che stai portando in giro lungo, in largo, sì. Anzi più in lungo che in largo. Sarò, sicuramente nella mia intervista sarò ironico, mi perdonerai, ma questo è il mio mestiere. Io sto portando in giro il mio spettacolo da quasi 30 anni, non ho mai cambiato una virgola, ho cambiato solo il titolo, ma il mio manager ha voluto che tenessi quello classico, Menefotto, ma il mio spettacolo, il titolo del mio spettacolo sarebbe stato sempre lo stesso. Senti, a proposito di questo, però adesso facciamo le cose serie. Racconti cosa e soprattutto qual è il personaggio che sta al centro di questo racconto? Ma il personaggio sono io nelle mie varie sfaccettature, cioè nel senso che sono io, però divento anche qualcos'altro o qualcun altro. Però fondamentalmente racconto la mia storia, racconto me stesso e racconto lo spazio che mi ha circondato in questo mio percorso, partito dalla nascita e che proseguirà fino all'arrivo. Sì, poi c'è questo filo conduttore che in qualche modo lega le vicende del sud a Milano, no? Che un po' è stato il mito, il sogno, forse un attimo svanito. Ti chiedo, ma esiste ancora la Milano da bere? Ma secondo me, io ho vissuto 25 anni a Milano e ora non vivo più a Milano, mi sono trasferito da Milano perché insomma per mie ragioni mie personali. Io credo che Milano sia una delle poche città vivibili in Italia, e lo dico con pur essendomene andato a Milano, credo che sia una città meravigliosa, che dove succedono un sacco di cose, dove la gente non sta ferma, dove ha voglia di fare, e questo è innegabile. Quindi che cosa dire di Milano se non parlare sicuramente di una grande città, ma di una città anche pilota. Però te lo fai con tono ironico, no? Forse anche il fatto che Milano per tanti ha rappresentato, sì, un'illusione. Sì, sì, io diciamo che parlando di Milano non critico probabilmente Milano, ma critico quello che poi è successo a Milano. Chissà cosa è successo a Milano per farla diventare anche un po' così ostica, così dura, così cara. Boh, è colpa di Milano, dei milanesi, non si sa. Mi consentirai, ma adesso devo dedicare qualche minuto anche alla nostra ospite, che sarà protagonista, dicevamo, Vesper Giuli, di questo spettacolo. Tu porti in scena l'allegria che si veste di seduzione, che si veste un po' di trasgressione, peraltro quest'arte nobile come il burlesque, che è tornata in auge e che fa piacere vedere, è un po' il sapore, se vogliamo, più romantico, no? Che ritorna in questo periodo. Si parla tanto, lo abbiamo visto e ne stiamo parlando in questi giorni, di femminicidio, di tante cose che ci fanno male. Forse sorridere un attimo e guardare con leggerezza le grazie di una donna che magari ammicca, ma lo fa per arte, credo sia forse il consiglio da destinare a chi oggi non riesce a guardare più in là del proprio naso. Sì, è vero, il burlesque mette al centro di questo spettacolo la donna, e questo è un forte messaggio femminista, perché è una donna consapevole del proprio corpo, del proprio erotismo e anche della propria ironia. Diciamo che questi ingredienti messi insieme seducono gli uomini, ma anche le donne, e soprattutto le donne. È un genere di spettacolo che è molto amato dalle donne, e anche i corsi vanno per la maggiore anche per questo motivo. Abbiamo imparato, il grande pubblico ha imparato poi a guardare il burlesco con un altro occhio dopo il film, no, famoso, che è andato proprio su tutti gli schemi, abbiamo visto anche in televisione spesso,
però poi sappiamo che questo coniuga diverse forme di linguaggio, no? La musica, ma anche il ballo, in uno spazio che poi è abbastanza ristretto, però come si fa davvero a trasmettere questa carica emotiva e anche erotica? Sì, è un'arte performativa che unisce il teatro alla danza e poi, ripeto, al centro di questo universo c'è proprio la donna, quindi ogni performer interpreta a proprio modo la propria femminilità. Spesso si parte proprio da come si è nella vita. Ci sono donne che portano in scena la figura della casalinga che poi diventa maliziosa. Io, per esempio, essendo anche un'attrice, c'è un mio numero che è ispirato ad Amleto. E quindi vediamo questa attrice che recita col teschio in mano e poi questo teschio diventa birichino e va a finire sotto i vestiti. Quindi è un modo per giocare, non prendersi sul serio, però ribadire un messaggio forte dove la donna proprio esprime il proprio punto di vista, e questo non è scontato. Assolutamente no. Torniamo un attimo da Rocco, perché andiamo a chiudere l'intervista parlando un attimo di televisione. Tu sei volto noto per alcuni programmi di grande successo che hanno portato il cabaret in televisione. Parlavamo di Milano, che è stata una delle, insomma, grandi punti di riferimento, no? Dal derby in poi. Sì, sicuramente. E Roma è stata l'altra, come dire, culla per tanti cabarettisti. Perché oggi si fa fatica a riportare quel tipo di spettacolo in televisione? Ma guarda, io ti dico, io manco dalla televisione da almeno 15 anni, non è che io ci tenga più di tanto a tornarci, devo dire che non ci tengono neanche loro a chiamarmi, per cui siamo d'accordo sia io che loro su questo dettaglio. Non lo saprei, probabilmente c'è poco da dire, non c'è voglia di dire quello che si dovrebbe dire. Non c'è intenzione di fare satira, probabilmente così. Fortunatamente esiste il teatro. E allora, a proposito di teatro, venite adesso a vedere, se ce la fate, ma avete tempo ancora, sabato e domenica, perché sono tre le date, 23, 24 e 25 novembre alla Sala Chaplin di Catania. Grazie anche al direttore artistico Vittorio Costa, che ha voluto fortissimamente in cartellone questo spettacolo, che appunto Me ne fotto. Protagonista, mi consentirai ancora una volta, ma Vespe Giuli, che noi ringraziamo. Grazie a voi e speriamo di tornare ancora una volta. E naturalmente Rocco Barbaro. Grazie anche a voi e soprattutto complimenti per questo gioiellino che è la Sala Chaplin.
Io mi chiamo Rocco perché mia nonna si chiamava Rocco. Tre miei cugini si chiamano Rocco perché in famiglia abbiamo seguito una tradizione. Io sono un ferroviere perché mio nonno era un ferroviere, i miei cugini erano i ferrovieri, perché in famiglia. Abbiamo un amico alla postazione. L'uomo si sa cacciatore e la donna e perciò lasciamo stare. Oggi come oggi la canzone riesce qui, sarà un minuto di tempo, continuerò. Ciao Globus! Globus Television! Ciao!